Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui nel nostro garage, nella nostra bettola, nel nostro locale malfamato qui in Grid 2. Abbiamo una bicicletta che molto probabilmente va più veloce di questa qui, ma va bene uguale. Andiamo con i nostri eventi. Nell'ultimo episodio c'eravamo, cioè aveva sbloccato il coso là, l'autosfida che ci aveva detto per vincere un'auto. Ah, tra l'altro, scusate, noi abbiamo sbloccato l'obiettivo sponsor nell'ultima gara. Quindi in teoria possiamo metterne altri. Come minchia funziona? Personalizza livrea giocatore. È qui che si mettono gli sponsor. Cioè, che si chiedono gli sponsor. Obiettivo raggiunto. Termina un event. Obiettivo raggiunto e obiettivo raggiunto. Quindi in teoria dovrei toglierli per. Gara. Ok, non so se sinceramente dovrei toglierli. Che non mi danno più. No, me li lascia. Ah, ma quindi devo tenerli per forza? Vabbè, non lo so sinceramente. Prima o poi li toglierà forse. Quando si romperà le balle. Vabbè, carriera, andiamo. Sì, ho capito, non è che me lo devi dire ogni volta. Auto disponibile 1, L'agenzia andiamo. automobilistica ti ha notato e vuole prestarti una nuova vettura. Se riesci a dimostrare di saperla guidare alla grande e batti il tempo limite, potrai tenerla. Non Ah, male, eh? sì, soprattutto una volta che l'avremmo ridotta a un Le carro sfide ti funebre. danno la possibilità di vincere vetture da aggiungere al tuo garage e Sì. da usare poi in altri eventi. Per aggiudicartele, devi solo battere il tempo prefissato. Ok, andiamo. Aspetta, cazzo, non ho visto il tempo prefissato. Sì, ok, ci dà questa, meglio così che non l'avevamo selezionata prima. E vediamo un po' quant'è il tempo, se magari ce lo dirà. E ci facciamo qualche garetta, magari andremo un po' più spediti in questi video, come detto, che li faccio molto lunghi, quindi li sto registrando uno dietro l'altro, perché non è che ho tantissimo tempo, quindi magari in serata registro qualcosa. Attento agli incroci, non vorrei che finissi contro una barriera. No, vabbè, tanto. Dettagli. È tua la macchina? Non ci farei troppo affidamento. Con quest'auto passerai molto più tempo di traverso che dritto. Ah. Ecco, Sfrutta le derapate per uscire più velocemente dalle curve. questo vaffanculo va. Te le derapate. Questa è una cosa che non mi piace dello stile di guida arcade. La derapata che ti fa aumentare l'uscita in curva non esiste. A meno che in questi giochi, vabbè, così va, sti cazzi. Guarda qua, l'abbiamo sfondata. Ok, guarda, ve lo dico onestamente, sinceramente non mi dispiace aver annullato il pre-order per questo gioco. Perché, cioè, immaginarmi solo questo stile di guida. Io adesso, vabbè, perché non si vede il pad, ma per come gestisco, si deve, per come si deve gestire, no? Per come gestisco la guida con l'analogico. Farlo con il volante sarebbe stato un. Cioè, come guidare praticamente Burnout Paradise con il volante, non avrebbe Sì, Marco. senso. Non vedo l'ora di aprire il cofano e darmi da fare ai box. Va bene, ta riporto. Più che aprire il cofano, lo devi prima raccogliere sulla strada il cofano, perché probabilmente l'ho lasciato qualche curva fa. E poi lo devi ritrovare il motore in mezzo a quella. Ecco, vedi cosa succede quando ti impegni? Che Hai messo le distruggo una basi a una macchina? nuova vettura. Ah. Continua a fare così bene e altri produttori non vedranno l'ora di farti scendere in pista per loro. Sì. È tutta pubblicità e riceverai anche qualche giocattolo nuovo. Sì, il problema è che quando ve li riporto al garage non sono più giocattoli, sono giocattoli da buttare, quindi. Ma sono dettagli, sono dettagli. Proviamo con sempre New Union o Transamerica. Gara o frontale? Frontale cos'è? Vabbè, proviamo questo, dai. Tanto
Tanto credo. Questa volta hai ricevuto un invito per un solo evento da parte dei Transamerica Pacers. Dai, questi. Se dimostrerai di essere in grado di tenere il loro passo, sono sicuro che ti inviteranno di nuovo. Ah, quindi questi hanno auto un po'. Ah, no, un solo evento, c'è cioè solo questo, ok. Vabbè, facciamo questo. Frontale è una gara uno contro uno. Ah, senza ok. Regole. E all'ultimo centimetro. Aia, senza regole. Vi siete messi sì, male. Per i contatti. No. Ricorda, quindi loro potranno giocare duro quanto te. Non lo so fino a che punto. Vediamo, perché. Possiamo utilizzare solo questa. Andiamo solo con questa. Quindi qua possiamo giocare duro, hanno detto. Quindi se per sbaglio, dico per sbaglio, noi sfioriamo leggerissimamente un avversario, è regolarissimo. Diciamo che bisogna entrare nell'ottica del gioco, quindi. Ricordati che se vuoi essere invitato di nuovo dai Pacers, non puoi arrivare oltre al terzo posto. Anche perché siamo in due, quindi. Sarebbe un po' imbarazzante arrivare oltre il terzo posto in due. L'ultima volta sei tornato a casa con un risultato positivo, quindi. Continua così. Diciamo che molto probabilmente se lo avessi comprato al day one, senza vedere gameplay, quindi aspettandomi quello che mi aspettavo, un titolo meno arcade, magari. Stai calmo. Lo so io quanti colpi può fare questa, figurati. Cosa stavo dicendo? Che il fatto che mi aspettassi un titolo un po' più simulativo del precedente, quando vi avevo chiesto nel gameplay scorso, o forse in quello prima ancora, però come detto li sto registrando tutti seguiti. A me addirittura sembra più arcade del primo grid, quindi. Era un giro solo? Bene. Sarei rimasto molto deluso. Invece così, dopo aver visto un bel po' di gameplay, aver capito un po' lo stile di guida, va bene così. E anche per questo spero che questi video vi possano essere utili come consiglio sugli acquisti per chi magari non conosce il gioco, ha visto pochi gameplay, vede questo gameplay, magari sente le minchiate che dico e le mie impressioni e si regola di conseguenza. Diciamo che è un buon arcade, diciamo che sto avendo le stesse impressioni come il Need for Speed Most Wanted, cioè non paragonandoli a livello di guidabilità e cose del genere, diciamo come sensazioni che mi aspettavo una cosa diversa da entrambi, però andando avanti non è malaccio, anche se effettivamente poi Most Wanted non è che mi sia piaciuto. Anche perché era soprattutto nel periodo di Forza Horizon, che è stato invece una gran sorpresa in positivo, cioè quello mi aspettavo fosse un, che naturalmente non finirò mai di consigliarlo, mi aspettavo un gran bel titolo, perché giustamente serie Forza, per quanto però non mi aspettassi un titolo così bello come poi si è rivelato, perché me lo aspettavo meno divertente, diciamo, dei Forza Motorsport. Io, come detto, continuo a preferire la serie Forza Motorsport classica, però Horizon è stato più, come detto, più soddisfacente di quanto mi aspettassi, perché comunque ha mantenuto quello stile di guida abbastanza simulativo della serie Forza Motorsport, però in un open world con gare interessanti, auto, un parco auto fantastico, quindi quello mi ha sorpreso in positivo. E dicevo che era una battaglia difficile quel periodo tra Most Wanted e ancora adesso questo, vabbè, l'ho appena iniziato Grid, però a primo impatto devo dire che Forza Horizon è ancora un passo avanti, anche se comunque, come detto, non sono titoli che si mettono sullo stesso piano, però giustamente cerco di essere d'aiuto a chi magari si appresta all'acquisto di un racing game, quindi per quanto non siano sullo stesso piano, con stili diversi, però c'è sempre chi magari mi chiede, mi consigli X o Y, quindi magari approfitto anche durante tutti questi video per dire un po' le mie sui vari giochi, confrontarli. Beh, dalla mano quello c'ha la stessa mia macchina, quindi. Ma non c'è la mia stessa guida. Bisogna
anche vedere un po' altri titoli per poter fare un confronto anche soprattutto per chi non li ha provati, per dare un po' una panoramica, almeno sempre con impressioni personali, perché naturalmente non è che sono recensioni, sono pareri personali dopo averli giocati pad alla mano. E diciamo, in questo periodo era, mi sarebbe piaciuto un bel simulativo. Poi mi butterò, cioè quando avrò tempo, su. Diciamo che questo si presta molto bene al periodo di impegni che ho, quindi ti fai una garetta ogni tanto e va benissimo. Non è un'impresa da tutti. E poi quando avrò tempo bene sarà l'ora dei Simbin, giochi Simbin, a partire da GTR2, Power and Glory, eccetera, eccetera, eccetera. Però come detto, in quelli ci vuole più tempo a disposizione per poter provare tutte le varie auto lì, cioè veramente da provare e provare. Siamo arrivati a 12.500 fan addirittura, qui saliamo proprio in modo abusivo. Dimmi. Così si fa. Non cazzo. Solo si sono aperte le porte di altre competizioni, ma ti hanno anche invitato al tuo primo evento promozionale. Ma andiamoci, cazzo. Questi eventi ti offrirà una nuova sfida. Quindi rappresentano un'ottima opportunità per provare nuove discipline e farti conoscere dagli appassionati di motori. Ok, allora andiamo all'evento promo. Facciamoci conoscere dagli appassionati. Sono organizzati per far divertire gli spettatori. Ah, bello. Cerca di dare spettacolo. Sì. Che dove? Sportiveggiando. Ti assegnerò un obiettivo specifico prima di ogni evento. Completalo e aumenterai la tua visibilità. Ok. Sportiveggiando. Devi solo preoccuparti di superare le auto designate il più velocemente possibile. Ogni sorpasso ti farà guadagnare dei punti, ma ne prenderai di più se raggiungerai in fretta il veicolo successivo. Ricorda di tenere un occhio sulla strada e l'altro sul traffico. Anche perché giustamente dobbiamo superarle, non tamponarle, ma per noi non è. Sono dettagli. Ah, mi dà un'altra macchina, la sceglie lui. Ci piace la Dodge Charger RT. Bellissima, vai. Il generale lì lo potevano fare arancione, infatti blu non è un granché. Distanza percorsa 40 km. Per il resto non so se voi l'avete preso, ditemelo nei commenti se vi sta piacendo, se preferite questo stile di guida, se invece vi divertite più con altri giochi di guida sempre. Le curve con doppio apice sono comunissime a Chicago. Cerca di essere delicato in curva e vedrai che ce la farai. Ma che del... Hai raggiunto la velocità di gara, preparati per la partenza. Oh, porca puttana. No, ma ha tolto i punti? Ah, ok, ho capito, ci sta la barra per... Fanculo, va. Sì, ma dove cazzo passo se questo c'è il furgone, puttana troia? Vabbè, sti cazzi. Senti come schioppetta. Bellissima comunque la macchina. Vabbè. Vabbè. I tifosi si stanno divertendo come dei pazzi. Continua così. Queste già che sono vicine, pure. No? Merda. Ah, quando fai l'incidente si riparte da zero. Bella cagata. Vaffanculo allora, cazzo. Hai frenato con troppo anticipo. Ma che cazzo dici? Che me li devo inculare questi? Vaffanculo, va. Oh, figlio di troia. Un attimo ho sfondato la macchina.
Ma io non riesco a capire i punti dove ca... Ah, ok. Ecco l'ultimo giro. Sì, non è per niente semplice, direi. Non mollare. Ma vaffanculo, puttana troia. E mettili pure in doppia fila, no? Sti cazzo di tir. Diciamo che non è... Bisogna andare forse un po' più accorti e non azzardare troppo, perché sennò appena si tocca o si sbatte, comunque ti toglie più punti di quanti... Non so qual era l'obiettivo, comunque va bene così. Se l'abbiamo raggiunto, va bene. Peca. Grande prestazione. Sei il re dei sorpassi. Ma va a cagare, va. Ok, non è che mi sia piaciuta più di tanto. Magari c'è bisogno di fare un po' di test, un po' di prove. Evitare magari di incularsi i camioncini. Però vabbè, giustamente la prima volta che si prova, ad esempio, nella prossima si andrà più accorti, perché è meglio andare più accorti, fare qualche sorpasso di meno, ma magari non perdere i punti facendo gli incidenti, che si ritorna a 100. Quindi non conviene. Noi ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo video di Grid 2. Vediamo se ci ha sbloccato ancora qualcosina. La prestazione ci ha dato tantissima visibilità. Se, sciupone. Quale notiziario? Promo non so se in realtà... Non restano altri obiettivi spawn. No, ok. Carriera, evento, scherzo. Dove cazzo lo vedo il notiziario? Scusate. Vabbè, comunque noi ragazzi ci vediamo con il prossimo video. Ripartiremo direttamente qui dal nostro garage, dalla nostra bettola, con la nostra, vedete lì, il nostro bolide, la bicicletta. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, condividete, mettete mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook e fate quello che volete. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.